è esattamente lo strumento che usava nonna Pierina, detta Pierina la peste, dal suo meraviglioso, splendido, creativo, super artista nipote, che è qui con me. Ciao. Mattia Bonaventura, e ci sono le macchine che parlano, De Minicis, ben arrivato, è tutto suoni oggi, è tutto suoni. Allora, nonna Pierina la peste, ben arrivato intanto. Grazie. Mattia, guardate, Mattia è un artista meraviglioso. Finirà qui e poi andrà a Campo dei Fiori con tutta la sua orchestra che si porta dietro da solo. La tua meravigliosa nonna è, diciamo, ha chiuso gli occhi su questa terra, li ha aperti a tanta luce, a 92 anni, poco tempo fa, pochissimo tempo fa. E questa signora ti ha amato di un amore perfetto. È stata la tua nonna, super nonna. Dico bene? Sì, sì, sì. E adorava anche la tua musica, ti ha sostenuto. Lui viene da una famiglia di musicisti, ora raccontiamo tutto. Adorava la tua musica, ma a un certo punto la tua musica è diventata medicina per lei contro il suo Alzheimer. Sì. Vai Mattia, raccontami. Tutto è iniziato abbastanza per caso, perché io mi sono laureato in comunicazione diversi anni fa. Poi dopo ho avuto un mio periodo buio, diciamo così, in cui praticamente ho perso un po' la bussola, perché si diventa se stessi a un certo punto, nel senso che... Bisogna perderlo ogni tanto, Mattia. Bisogna io mi sono completamente perso, e per anni ho pensato che non potessi fare assolutamente nulla, dopo potessi spegnere la luce. Dopo tutto un tratto, poi quando mio padre è venuto a mancare, mio papà era un organizzatore di festival jazz, affermo aveva creato il jazz e non solo jazz, quindi sono anche fatto conoscere il fratello di Paolo Conte, abbiamo presentato la corista di Pink Floyd, insomma era un appassionato di musica. Sì. Non suonava lui, però c'aveva la parte emotiva sviluppata, è un grosso appassionato e soprattutto un organizzatore di queste situazioni. E quando lui se n'è andato, lui mi disse: guarda, il 2017 sarà l'anno della rinascita, e ho cominciato, ma già da prima stavo cominciando con nonna, in cui lei ritornata a vivere con me quando io ancora ero nel mio periodo buio, quindi lei mi spronava, e dopo, quando io sono stato meglio, ho scelto di vivere con lei, cioè di Recanati insieme. Quindi abbiamo passato quest'anno, ho passato per 2 anni, ho sorpassato il tempo che lei mi ha accudito da piccolo, perché i miei si sono separati, che io avevo 1 anno, la battuta è: sono un figlio solo, non unico. Però che questa cosa mi ha creato questo grosso legame con mia nonna, che tra l'altro è una bravissima parrucchiera, lei tagliava i capelli, la mamma di Enrico Mattei. Di Enrico Mattei, l'ho letto. E fa di cognome Nebbioli, perché suo papà era un trovatello ed era stato trovato nella nebbia. E il 17, quando se n'è andata, Recanati, dei cucuzzoli che uscivano fuori da questa nebbia. Quindi piace pensare che sia ritornata nella nebbia, però oltre a essere mia nonna era un essere speciale. Cioè, che praticamente di una bontà immensa, e infatti lei mi ha sempre detto fin da piccolo: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E io in pratica ho applicato questa cosa, e poi dopo via via anche con i fatti ho dato seguito a questa visione della vita. Senti Mattia, fiume in piena, ed è così che bisogna essere quando si ricordano persone che ti hanno regalato la vita tante volte, hanno permesso di riprendere, di ricominciare. La tua musica, tu sei un creativo strepitoso, lo vedremo tra un istante, la tua musica ad un certo punto è diventata cura per nonna, cura e compagnia. È armato di un meraviglioso clarinetto che gli ha regalato suo nonno, e quindi nonni ovunque. Ci fai sentire qualcosa? Questo è un clarinetto, sì, la musica è stata prima cura per me, che mi ha riportato, e poi quindi cura per... sì. Questo è un clarinetto che mi ha regalato nonno nel 91 per iscrivermi al conservatorio. Poi dopo io ho avuto un approccio diverso, nel senso che adesso suono più... Ma lo sai suonare molto bene. Andiamo. Ho fatto quelle note che ho fatto tempo fa, e ci rivado a farle in una faggeta, un'antica faggeta a Canfaito, a Matelica, e le mucche rispondono al suono. Quindi tu me questo... lo dici questo fatto, quando tu suoni...
punk è uno strumento che viene impiegato molto poco, relegato magari alla banda, al jazz. Col clarinetto ci suona tutto, qualsiasi genere. Guarda, sfondi una porta aperta perché... amo un signore che si chiama Benny Goodman. Va bene, esatto. Ma stiamo andando troppo in là. Il nostro Alessandro Tesa sta impazzendo perché l'hai trovato qualcuno che si muove più di me in studio, eh? Ah, scusate, caro il mio adorato regista. No, ma è un ridere tra noi e tra voi che ormai ci conoscete tutti quanti. Siamo la grande famiglia dell'Ora Solare. Le vostre serate musicali, vostre, tue e di nonna, sì. Questa musica che in realtà ha curato entrambi, nonna ad un certo punto è entrata dentro quella nebbia dell'Alzheimer, ma c'è un'ultima cosa che noi però vi racconteremo, l'ultima cosa che questa donna abbia fatto, meravigliosa, e tu hai usato la musica per coinvolgerla, per farla vivere. In realtà lei mi ha insegnato a vivere l'attimo, quindi se tu curi l'attimo in realtà curi il presente e solo col presente curi il futuro, quindi lei mi ha costretto, ci siamo costretti a stare nel presente, perché ovviamente sappiamo un po' tutti nella vita abbiamo passato dei periodi, importante è il qui ed ora, capito? È importantissimo, certo. Non pensare al passato e non pensare al futuro e seminare, questa cosa sicuramente ci ha dato proprio la percezione dello scorrere del tempo. Io ogni mattina che mi alzo, ma tuttora anche prima, io penso alla morte per pensare a vivere ogni secondo. Quindi noi siamo entrati in pandemia, che già eravamo chiusi in casa per scelta, certo. Ma prima giravamo per tutte le contrade delle Marche, quindi... Nonna veniva con te? Veniva con me alle 2 alle 3 di notte, nonna è una parrucchiera, quindi se io suonavo, lei ritagliava fino alle 3 alle 4 di notte, non c'ho sonno. Poi mantenevamo 8 ore di sonno, quindi eravamo io e lei, anche se svegliamo... E avevate spostato il fuso orario. Sì, come ci... Questa fotografia vi dice che questo cappello... sul nostro tavolino, questo fiore, il fiore non si vede, ma insomma, è tutto di questa nonna. Pierina la peste, perché? Perché i bambini, quanto è bello dire di un bambino, sei pestifero, perché vuol dire che è un bambino che non sta mai fermo. Li volete vedere insieme? Li vogliamo vedere tutti noi e ve li portiamo così, dentro le vostre case, guardate. One, two, three, four. Sappiamo entrambi quanto sia difficile, no? Perché adesso parlo un pochino io così. Tanto poi però se si piange, sai Mattia, alla fine... Io non sento il vuoto, sento il pieno dopo che se n'è andata. Tu senti il pieno. Sì, io... È difficile perché c'è il... Perché c'è il vuoto fisico. C'è un pieno difficilmente spiegabile che ti... La quotidianità è come fosse una compagna di viaggio che è stata sempre fianco a me, quindi cambiando la quotidianità cambia tutto, ma sento come mio padre, sento proprio che mi è entrata dentro, quindi quando frequento la musica frequento i miei effetti. In fondo anche la musica non si vede, no? Mm-hmm. La sì, musica, sì. Quel clarinetto ha emesso musica, ma... Le note si vedono solo quando le disegna Walt Disney, cioè non nei cartoni animati, le note non si vedono. Allora nonna è così, è la musica che ti continua a girare intorno. Quanto è stato importante essere il dottore del cuore di tua nonna attraverso la musica? Ma io dico sempre che in realtà tutti mi facevano i complimenti, però in realtà questo l'ho fatto tutto grazie a lei, perché lei, tu immagina avere una persona che è sempre riconoscente, che praticamente gioisce per i tuoi progressi, che praticamente ogni giorno ti ringrazia, perché ogni volta che mi alzavo a letto metto prima le scarpe a lei, l'alzavo, facciamo la doccia insieme.
E quindi è stato per me un dono potermene occupare, anche perché lei ha questo carattere talmente che neanche l'Alzheimer ha reso. E l'Alzheimer ci ha aiutato perché lei, per esempio, durante la pandemia guardava le persone a mascherina, è carnevale. Oppure, che ne so, appena è morto nonno, gli è venuto l'Alzheimer, quindi gli ha tolto il lutto di nonno. Invece i suoi fratelli li facevo vivere. Lui diceva, andiamo a trovare Amadeli che ci sono tutti vivi. E quindi questa cosa, la domanda tua era quanto... No, non c'è domanda in un incontro come questo. Noi siamo qui per ascoltarti. Questa musica, pensate che la nonna Pierina, alla fine... Quando prima del grande inizio, no? Che per noi corrisponde alla fine, si è ricordata il tuo nome. Sì. Una donna con l'Alzheimer, tanto forte addosso, si è ricordata il tuo nome. Se ricordate il mio nome, era troppo buffa quando io facevi... Abbiamo festeggiato 88 anni in un bel posto, si chiama Osteria Infinita, Grotta a Mare, 88. Quando noi facevi il giorno del compleanno suo, auguri anche a te, perché lei non sapeva che è il suo compleanno. Ma forse non lo so se ogni fosse giorno, questo. Forse buon non compleanno. Buon non compleanno. Ma tu mi rubi le parole. Ma beh, è perfetto, questo ragazzo è assolutamente perfetto. Allora, nel buon non compleanno, nel auguri anche a te, perché una nonna vuole una sola cosa, il bene dei propri nipoti, che sono due volte figli, noi dedichiamo a nonna Pierina, detta la peste, perché? Perché non stava mai ferma. Pierina perché la peste, questo era sì. la sua... Perché anche piccolo, io ero un ragazzo molto... allora gliel'ho. Ed eravate due pesti che si sono trovate, amate e continuano, guardate questa fotografia quanto è bella. Allora chiediamo al nostro Mattia di suonare l'ukulele, di salutarci con questa canzone che la nonna ha sentito tante volte, e a me l'onore di tenere il tempo con questo. Mattia, è stato un onore conoscerti. Grazie a voi. Posso dirtelo? Grazie mille. È stato per me un piacere e volevo solo dire che questo è lo strumento che suono da poco tempo, perché grazie a mia nonna ho imparato altri strumenti e che ho avuto il tempo di farlo, e quindi non sono un cantante ma sono musicista, quindi abbiate pietà di me, insomma. Ma quanto è carino, ma un applauso, un applausone. Ma sei adorabile. Allora, attenzione. No, scusate, bravo. Mattia, buona ventura. De Minicis, lui all'ukulele e io con i campanelli di nonna Pierina. One, andiamo. Two, three, four. Mai di andare via, via, via di qui, avresti scelto sì di restare. Para para papà, para 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 papà, para 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 papà, para 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 papà, papà. Sì, sei così, dietro mai il tuo pane. Sì, andiamo via, però un po' restiamo. Para para papà, para 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 papà, para 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 papà, para 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 papà. Signori! Mille errori, mille sbagli! Ma grande Mattia!